Come fanno alcuni imprenditori ad avere facile accesso ai finanziamenti bancari, mentre tu sei ancora lì che aspetti per poter avere anche solo un appuntamento con il responsabile crediti della tua filiale? Ci sono imprese che anche in questo momento storico travagliato vengono corteggiate dalle banche, che vorrebbero averle come clienti e che per riuscirci offrono condizioni di credito molto vantaggiose. E non ti sto parlando di multinazionali. Quelle con cui lavoro sono piccole e medie aziende come la tua, magari più piccole della tua, che hanno un modello di business attraente per le banche e hanno gli strumenti giusti per farsi notare. Gli istituti di credito se le contendono a suon di offerte. Sì, perché la chiave di volta è tutta qui, nel modello di business che hai impostato e quanto questo è in linea con quello ideale dal punto di vista degli istituti di credito. E credimi, non è una valutazione soggettiva fatta dalle banche sulla base di simpatie personali o santi in paradiso. Ormai dovresti aver capito che c'è poco o nulla di casuale nella valutazione del merito creditizio di un'impresa. Per la stessa ragione, per preparare l'azienda, per renderla alta, bionda, con gli occhi azzurri, tacchi a spillo e assolutamente irresistibile agli occhi delle banche, devi seguire una procedura ben definita. Avere accesso a questa specifica procedura ti permetterà di migliorare il rating e garantire alla tua impresa l'accesso al credito necessario, agendo sulle leve del merito creditizio che puoi manovrare. In questo modo potrai anche pianificare le azioni concrete da fare per ottenere un progressivo miglioramento delle condizioni di finanziamento. Cosa devi fare nel concreto? L'ho spiegato nel libro Fatti finanziare grazie alla centrale rischi, che puoi acquistare cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. Ma voglio darti subito alcuni spunti utili per farti avere dei risultati in modo veloce e poter ottenere finanziamenti dalle banche senza bisogno di ipotecare la casa di tua nonna. Una delle prime azioni da mettere in campo riguarda il ciclo di cassa. Sembra una banalità, ma dimostrare alle banche di avere un ciclo di cassa virtuoso è già tanta roba. In che modo lo dovresti fare? Devi avvicinarti il più possibile al modello VIPP, che prevede che incassi dai clienti prima di pagare i fornitori. So a cosa stai pensando. Nel tuo settore è impossibile, perderesti tutti i tuoi clienti nel giro di un giorno, eccetera, eccetera, eccetera. È una frase che sento ripetere spessissimo dai miei assistiti e so altrettanto bene che funziona così nel 90% dei casi. Ma provo a fare due conti sulla carta di formaggio. Inizia a sommare tutti i costi legati alle linee di credito a breve che stai utilizzando per fare da banca ai tuoi clienti. E non ti parlo solo degli interessi, che potrebbero essere anche abbastanza bassi se li hai negoziati in tempi non sospetti. Metti però nel calcolo delle spese bancarie, le commissioni di utilizzo, le spese di tenuta conto e tutti gli oneri che paghi solo perché hai il privilegio di utilizzare una determinata linea di credito. Aggiungi a queste anche il costo dei confidi e delle garanzie statali, nonché tutti i costi del tempo che impieghi per preparare la documentazione. Ti troverai di fronte a una somma molto importante, in alcuni casi spaventosa, che non dovresti pagare se riuscissi a seguire il suggerimento che ti davo prima. Si tratta di somme che sei costretto a pagare perché le condizioni di accesso al credito a cui hai diritto sono a dir poco oscene, erodono la tua marginalità e assorbono tantissima liquidità. In ogni caso, cambiare la struttura del ciclo di cassa non è l'unica via da seguire. Anche creare formule di pagamento ricorrente da parte dei clienti o stringere partnership con i fornitori strategici in realtà stabilizza maggiormente la struttura finanziaria del tuo business e apre le porte a condizioni migliori di accesso al credito. Facile a dirsi no, ma nella pratica? Beh, nella pratica è altrettanto fattibile se sai come farlo. Sei curioso di scoprire come applicare queste procedure nella tua azienda per migliorare la struttura finanziaria e farla diventare appetibile agli occhi delle banche? Ho spiegato come si fa nel libro Fatti finanziare grazie alla centrale rischi, che puoi acquistare cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. Nel libro scoprirai strategie, tattiche e procedure utili a migliorare il rating aziendale, negoziare condizioni di credito migliori e ottenere finanziamenti di cui la tua azienda ha bisogno. Le soluzioni proposte non sono frutto di teorie imparate sui libri, sono state sintetizzate a partire da casi reali in cui abbiamo risolto le problematiche di accesso al credito di imprese per le quali abbiamo rinegoziato il debito bancario. Lo abbiamo fatto partendo proprio dai punti deboli che le nostre aziende clienti mostravano nella gestione del loro ciclo di cassa e nei rapporti commerciali. Sappiamo bene, infatti, che questi sono gli aspetti cruciali che determinano la stabilità finanziaria delle aziende e di conseguenza la possibilità di accesso al credito. Pensaci un attimo. Se non hai liquidità nelle casse aziendali perché i clienti ti pagano in ritardo e i fornitori battono cassa già il giorno dopo l'emissione della fattura, tu sei indotto a tirare al massimo le linee di credito. E come credi venga vista dalle banche questa pratica? Come un piccolo ma incisivo segnale di inadeguatezza della struttura finanziaria aziendale rispetto ai loro standard di affidabilità.
Ora ti dimostro come è cambiata la vita, ma anche le possibilità di accesso al credito di un nostro assistito, semplicemente lavorando sulle tre procedure che ti ho spiegato poc'anzi. Il suo nome è Nicola e gestisce un'azienda nel settore Horeca, fornendo attrezzature essenziali per hotel, bar e ristoranti, come piatti di plastica e lavastoviglie industriali. Funziona come un grossista, il suo modello di business di fatto si basa sull'acquisto di merci in grandi quantità e sulla loro rivendita al dettaglio con un piccolo margine di profitto. Tuttavia, il settore della distribuzione per la ristorazione è altamente competitivo, con margini veramente risicati, che rendono difficile mantenere l'equilibrio finanziario. Una delle principali sfide per Nicola era la mancanza di controllo sui costi di produzione dei prodotti venduti, che rendeva la gestione dei prezzi di vendita un vero campo di battaglia sul quale confrontarsi con la concorrenza. Ma la gestione dei termini di pagamento rappresentava il vero tallone d'Achille dell'azienda. Mentre i suoi fornitori spesso richiedevano pagamenti entro 30-90 giorni, i suoi clienti potevano avere fino a 150 giorni per saldare i loro conti. Era l'unico modo in cui riusciva a entrare su nuovi clienti. Ma questa discrepanza stressava il ciclo di cassa dell'azienda al punto da rendere necessario impostare l'intera struttura finanziaria sui debiti bancari, ponendo l'attività in una condizione di costante tensione. Tensione finanziaria che si trasformava in segnalazioni negative a causa dei ritardi di pagamenti e delle rinegoziazioni frequenti delle linee di credito. Inoltre, nel settore Horeca, cambiali e assegni sono ancora strumenti di pagamento comuni e raggiungono un ulteriore livello di complessità. Per affrontare queste sfide, Nicola aveva bisogno di lavorare sui suoi rapporti con i fornitori. L'obiettivo era arrivare ad avere un flusso di cassa positivo, dove i pagamenti dai clienti precedevano quelli dai fornitori. E questo richiedeva una gestione astuta del ciclo di cassa e la creazione di una riserva di liquidità per finanziare nuovi acquisti o ripagare i debiti. Le soluzioni che abbiamo applicato alla sua azienda sono state la diversificazione dei rapporti di fornitura e un accordo commerciale con il fornitore di punta, che garantiva una maggiore stabilità e condizioni di pagamento migliori. Accordi che abbiamo utilizzato per dimostrare alla banca il cambiamento nella sostenibilità della crescita del business, in modo da ottenere un miglioramento del rating. Queste azioni gli hanno permesso di ottenere sconti, di migliorare i margini di guadagno e avere una posizione finanziaria più solida. Trovi altre storie ed esempi concreti di applicazione delle procedure per migliorare la struttura finanziaria della tua impresa e renderla più appetibile agli occhi delle banche nel libro Fatti finanziari grazie alla centrale rischi. Lo puoi acquistare cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello della recensione in pressione. Più di 2118 imprenditori lo hanno già acquistato e hanno imparato a prendere il controllo di fattori determinanti nella relazione con le banche per migliorare il merito creditizio. Persone che sono riuscite a migliorare il proprio rating e ottenere più soldi dagli istituti di credito a costi inferiori e con meno garanzie. I rapporti tra le banche e le PMI sono complicati, le regole diventano ogni anno più severe e i sistemi di attribuzione del rating basati sulle analisi quantitative e andamentali hanno definitivamente preso il posto dei rapporti personali con il direttore di filiale. Pochi imprenditori conoscono i meccanismi di funzionamento degli algoritmi di calcolo del merito creditizio e non sanno come la banca decide di concedere finanziamenti, in quale misura e a quali condizioni. Quindi non riescono ad accedere al credito bancario, pagano il denaro più di quanto dovrebbero, ottengono meno finanziamenti di quelli ottenibili a parità di condizioni e sono costretti a rilasciare garanzie sovradimensionate rispetto alle erogazioni. È per queste persone che ho scritto Fatti finanziari grazie alla centrale rischi. Voglio aiutarli a colmare questo svantaggio informativo, dare loro tutte le informazioni necessarie per sedersi al tavolo delle trattative con la banca e giocare ad armi pari. Leggendo il libro imparerai a richiedere, analizzare, comprendere e sfruttare la centrale rischi di Banca d'Italia e i suoi meccanismi di segnalazione a tuo vantaggio per abbassare gli interessi da pagare, aumentare gli importi ottenuti dalle banche e ridurre le fiduzioni a garanzie di finanziamenti ottenuti. Acquista ora Fatti finanziari grazie alla centrale rischi cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. Leggendo il libro dall'inizio alla fine scoprirai perché le banche finanziano sempre meno le PMI e come è cambiato il loro approccio alle richieste di finanziamento degli imprenditori in modo da assumere il controllo del rapporto con i tuoi istituti di credito e ottenere i finanziamenti di cui hai bisogno. Capirai come le banche utilizzano i modelli matematici di attribuzione del rating per determinare l'importo, i costi e le garanzie delle linee di credito e acquisirai le conoscenze necessarie a influenzare le loro prossime valutazioni sulla tua azienda. Imparerai a decodificare il rating aziendale, distinguendo ciò che è davvero importante da quello che non lo è, e scoprirai i fattori cruciali su cui concentrarti per migliorare in modo significativo il merito creditizio della tua azienda.
Scoprirai cos'è la centrale di rischi di Banca d'Italia, perché esiste, quali sono le sue regole di funzionamento e perché conoscerle è di importanza cruciale per migliorare il merito creditizio in modo da prendere confidenza con il fattore che vale l'80% del rating complessivo di una PMI per piegare i suoi meccanismi a tuo vantaggio. Capirai quali sono e come evitare gli errori più comuni che gli imprenditori commettono nel tentativo di aumentare le loro possibilità di accedere al credito bancario, per evitarli e proteggere il tuo rating aziendale garantendo le migliori condizioni di finanziamento. Avrai accesso alla procedura specifica per migliorare il rating e garantire all'azienda l'accesso al credito necessario agendo sulle leve del merito creditizio che puoi manovrare e potrai pianificare le azioni concrete da fare per ottenere un progressivo miglioramento delle condizioni di finanziamento. Capirai come funzionano le segnalazioni di centrale rischi seguendo il percorso di un debito finanziario attraverso la giungla delle segnalazioni, imparando a valutare lo stato di salute delle tue linee di credito attuali e a pianificare le azioni necessarie per ottimizzare la struttura finanziaria della tua impresa. Conoscerai le vere conseguenze della segnalazione a sofferenza, ottenendo le competenze per capire quando è conveniente rinegoziare i debiti bancari, prendendo decisioni strategiche che ti permetteranno di preservare e migliorare il tuo merito creditizio, mantenendo il controllo delle esposizioni bancarie. Scoprirai il paradosso delle segnalazioni di centrale rischi e scoprirai come eventi apparentemente normali nella gestione della cassa aziendale possono compromettere silenziosamente il merito creditizio, in modo da pianificare le azioni da fare per proteggere il tuo rating. Scoprirai tutto questo e tanto altro ancora se acquisti Fatti Finanziari grazie alla centrale rischi cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione.